Il sapore di una finale, si sa, è sempre afrodisiaco per coloro che la giocano, ma anche per coloro che vi assistono. Se a tutto ciò aggiungiamo ingredienti tecnico-tattici davvero unici e rari nel proprio sapore, il banchetto pertanto sarà ancor più invitante. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, da parte di Francesco Patti, che vi invita a sedervi comodamente in questo banchetto. Abbandonate birra e patatine, oggi si godrà soltanto dagli occhi. Andiamo a leggere insieme ambedue gli schieramenti tattici. Per quanto concerne lo studio 54, in porta va Arezzi, difeso dal trio difensivo composto da Mezza Salma, Capitano Amaru e Ofria. Al centrocampo Costanzo, Spampinato e Magri a supporto di Gravagna. In panchina Di Stefano, Mannino e Battaglia. La Seferetti che risponde schierando tra i pari Secchi in difesa, da sinistra verso destra Carbonaro, Salvo Sapienza e Di Bella. Al centrocampo Filippo Sapienza insieme a Lore e D'Amore a supporto del macio Pulvirenti. In panchina Capitan Longhitano insieme a Secondo. Ad arbitrare questa finalissima di Champions Cup, valida per la sesta edizione del torneo Leo Soccer, è il signor Giuseppe Marcellino. Affonda subito la Seferetic dalla fascia mancina, scontro tra Pulvirenti e Dario Amaru. Alla peggio il capitano dello studio 54, ancora Seferetic con Carbonaro che cerca di servire il proprio compagno, chiude Mezza Salma che pochi istanti più tardi si rende partecipo di un affondo personale sulla fascia mancina, affondo che però non dà esito fruttuoso a causa di un cross davvero fiacco e sbagliato. Cross fiacco e sbagliato anche quello di Pulvirenti, questa azione manovrata in contropiede, guardate da Di Bella, eccolo qui Pulvirenti sinistro, destro che lascia a desiderare, ma poco dopo Pulvirenti targa il primo sussulto del match colpendo di testa un pallone servito da Lore. Pallone che scheggia la traversa, poco dopo, guardate, Filippo Sapienza, ancora Seferetic, primo miracolo di Danny Arezzi, un buon momento della Seferetic che qui guadagna un calcio di punizione con Lore che si appresta a calciare la sfera, palla completamente deviata da un'ottima difesa dello studio 54 che qui finalmente si rende pericoloso al 12° minuto con Costanzo, il cui sinistro viene deviato in corner da un attento Giuseppe Secchi. Poco dopo, guardate, studio 54, occasionissima, Gravagna per Benny Costanzo, tacco illuminante per Spampinato che arriva come un treno e sbaglia una ghiotta occasione. È una bellissima partita in questi ultimi 10 minuti, le due squadre cercano di affondare il colpo, qui offre dalla destra, comodo pallone, sponda di Gravagna per Magri. Niente da fare, punteggio ancorato sullo 0-0. Pulvirenti per Filippo Sapienza, miracolo di Danny Arezzi su Vincenzo D'Amore, davvero eccezionale l'estremo difensore dello studio 54, davvero importante questa difesa della squadra di Amaru. Qui ci prova al 17° minuto Vincenzo D'Amore, testo che pettina l'incrocio dei pari, una bellissima partita che mette contro due squadre davvero le migliori e qui guardate, incredibile, Danny Arezzi fa sbucare un braccio da dove lo sa soltanto lui, miracolo su Pulvirenti pronto ad esultare. Danny Arezzi protagonista di questa super difesa dello studio 54 che vanta davvero 23 reti al passivo su 17 partite. Miglior attacco invece quello del Seferetico con 57 reti all'attivo in 17 incontri, dunque miglior attacco contro miglior difesa fin qui
0-0. Qui ci prova Mario Di Bella a sfondare dalla fascia destra, tocco di secondo per Filippo Sapienza, sarebbe stata una bellissima azione, bravo Battaglia a chiudere. Siamo negli ultimi istanti del primo tempo e guardate, Benny Costanzo per Luca Di Stefano, lob che supera Secchi, vantaggio dello studio 54 al 22esimo minuto. La squadra di Dario Amarussi porta in vantaggio, predica calmo, salvo Pulvirenti, destro direttamente dal calcio inizio di un ottimo Lore, vola ancora una volta uno strepitoso Denny Arezzi, finisce in avanti però lo studio 54 in questo primo tempo, bravo Ciccio Carbonaro a chiudere su Valerio Magri. Saperetti che ci prova sul calcio di punizione che non dà l'esito sperato e allora finisce dunque questa prima porzione di gioco che vede in vantaggio lo studio 54 per una rete a zero. Decide al momento Luca Di Stefano dopo un ottimo lob a scavalcare Peppe Secchi, bravo Di Stefano servito da un reattivo e sempre dinamico Benny Costanzo. Dunque nella seconda porzione di gioco ci si aspetterà sicuramente la pronta rivalsa della Sapir Electric, un gruppo davvero eccezionale, così come un ottimo gruppo quello dello studio 54, insomma due squadre che si qui hanno meritato questa finalissima. Si riprende subito Sapir Electric, pericolosa col colpo di testa di Pulvirenti, bravo Denny Arezzi a rifugiarsi in corner, poco dopo ancora salvo Pulvirenti della Sapir Electric, scheggia il palo alla sinistra di un Denny Arezzi che tira un sospiro di sollievo, si infortuna Vincenzo D'Amore esce e lascia spazio a secondo, scaramuccia qui tra Filippo Sapienza e Spampinati, due si chiariscono subito dopo. È una partita davvero bellissima, i ritmi sono davvero elevati, Sapir Electric che cerca di pareggiare i conti, qui invece lo studio 54 con Anthony Offia si rende pericoloso ancora, qui studio 54 con il pallone in mezzo messo da Magri, ma guardate il contropiede della Sapir Electric con Lore e Pulvirenti, frana sul quale frana Anthony Offia, gran partita del numero 2 in nero fin qui, punizione battuta da Lore, guardate ci mette letteralmente la faccia Dario Mezzasarma a salvare su questo destro di secondo, davvero ha battuto Dario Mezzasarma, l'ottimo difensore dello studio 54, ci ha messo letteralmente il viso per salvare i suoi. Nell'occasione al 17esimo minuto salvo Pulvirenti cerca di sfondare sulla fascia destra, bravo Magri, oggi ottima partita di sacrificio del numero 17 Vittor Furi dello studio 54, è l'ultima per l'occasione, tutti in avanti della Sapir Electric, porta sguarnita proprio Magri, realizza il 2-0 finale a tempo scaduto e la vittoria dello studio 54 che finalmente finisce per trionfare in questa edizione della Leo Soccer. È davvero un trionfo per gli uomini di Amalu, è stata una bellissima partita, onore anche agli sconfitti della Sapir Electric, io sono stato davvero orgoglioso di potervela raccontare. Da Francesco Patti è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.